Dopo l'inaugurazione di ieri pomeriggio del campionato del mondo di couscous, con tutte le mani nella semola, alla presenza dei tre rappresentanti delle religioni monoteiste, è partita la gara. A sfidarsi ieri quattro paesi, Senegal con la Palestina e Tunisia col Marocco. A passare il turno, Senegal e Marocco. Oggi si sfideranno Israele, Italia e Stati Uniti con la squadra dell'UNHCR. Una manifestazione che in queste 22 edizioni non ha perso mai il passo, ma ha saputo rinnovarsi ed evolversi. Abbiamo voluto riportare al centro di San Vito Lo Capo, in Piazza Santuario, lo spettacolo della gara. Abbiamo creato questa location che serve per coinvolgere non soltanto il pubblico che si siede, ma anche tutte le persone che sono curiose e vogliono ascoltare un po' i messaggi che il Couscous Fest vuole veicolare. Non solo cooking show e gare, ma anche appuntamenti culturali con rassegne cinematografiche e gli spettacoli di cabaret. Siamo molto contenti di ospitare UNHCR perché è proprio il messaggio che il Couscous Fest vuole lanciare, cioè quello di accogliere i popoli di tutto il mondo qui a San Vito Lo Capo. E questa scelta del palco in spiaggia sta pagando? Decisamente, direi proprio di sì. Abbiamo avuto un bellissimo spettacolo dei Bundabash sabato scorso, ci aspettiamo lo stesso successo per Mahmood. Ha migliorato notevolmente sia la fruizione dello spettacolo sia anche la viabilità dentro la città di San Vito Lo Capo. Quest'anno uno dei protagonisti capaci di mettere sul palco la sua ironia è Sasà Salvaggio. Prendendo ogni pertuso, dice Sasà, c'era fare chi? Io, Sasà, c'era pulizia in terra, tranne cucinare ancora no, perché cucinare non mi permetterei mai, però come mangiare devo dire che ho cominciato a massaggiare Palestina, Israele, Italia, insomma dobbiamo fare, come si dice, una bella scorpacciata di couscous. Che ci vuole? Certo, io diciamo che non voto, però assaggio, al limite posso dare una valutazione esterna, però dall'odore già buono mi pare, buono. L'ultimo giorno proprio farò lo sketch, anche perché me lo chiedono in tanti, però ora mi disse Sasà due minuti prima della giuria, perciò mi sa che sketch ne farò tanti, vabbè, come si dice, couscoussiamoci. Ma la sera il Couscous Fest abbandona la semola per vestirsi di note. Questa sera sul palco e spiaggia l'attesissimo concerto, unica tappa siciliana, di Mahmood. Ieri a far entusiasmare i visitatori ci ha pensato Lello Nalfino con i suoi Tinturia. Il Couscous Fest è una delle feste più emblematiche e più rappresentative della Sicilia moderna, della Sicilia che si evolve. Tant'è che oggi diceva un mio amico che i sanvitesi ormai si rapportano anche rispetto a questa festa che è importantissima per loro, per come rappresentativa per San Vito, ma anche per questa parte della Sicilia occidentale che è una parte meravigliosa. La rappresentazione del fatto che la Sicilia è terra dove tutti i popoli che sono passati hanno dato un contributo affinché questa razza si creasse, no? E poi noi siciliani siamo gente ospitale, l'ospitalità è nata qua. E zero barriere, purtroppo c'è qualcuno che le barriere le vuole mettere, però attraverso la cultura, attraverso la conoscenza, attraverso il fatto di vivere questa terra, la gente può capire che qua le barriere non hanno un grande significato.